percorsi. Uno, quello della premiazione, del vincitore del premio del 56esimo premio Giganti, che è maestro Arcangelo. Poi seguirà un breve saluto a un gruppo di studenti che arrivano da tutto il mondo e che iniziano un workshop, hanno iniziato oggi un workshop qui a Nova, che avrà anche tra il tempo sul video e sulla fotografia, che avrà tra i temi discussi e affrontati anche quello del premio Bici Bugatti in questa edizione Malinconizione. E poi faremo una breve indicazione, un annuncio su un'attività che i giovani che gestiscono uno spazio autonomo nel padiglione del parco faranno. Ci sarà un evento che gestiscono autonomamente, sempre all'interno della giornata dedicata al premio Bicicletta. Io credo di avere ultimato in questo momento i miei compiti, passo la parola al sindaco e all'assessore. Bene, grazie al presidente della nostra libera Accademia di Pittura, ingegner Rossi, che ho qui di fianco a me, che ringrazio proprio in modo particolare, proprio perché l'appuntamento di oggi è sicuramente il risultato di una grande collaborazione. Una collaborazione con la Libera Accademia di Pittura, ed è per questo che parto subito con i ringraziamenti e ringrazio il direttore Savelli che gentilmente sta aggiungendo delle sedie, proprio perché insomma abbiamo un po' la specialità di questo scambio ed interscambio di ruoli, e quindi quando c'è un bisogno cerchiamo sempre di colmarlo. Grazie direttore Savelli, grazie presidente della Accademia di Pittura, ma grazie anche a tutto il gruppo. Adesso lo vedo un po' sparso, vorrei ringraziare infinitamente il signor Seruggia, ma anche Nicola e Serena, proprio perché svolgono un lavoro che è in funzione del premio, ma è un lavoro che dura tutto l'anno, ed è grazie a loro che possiamo davvero, come città di Nova Milanese, fruire di diversi appuntamenti di qualità. Volevo un po' ricollegarmi alla fiera che si è da poco conclusa, perché nella fiera di quest'anno la caratteristica è stata proprio quella di avere le eccellenze produttive, le realtà produttive che abbiamo. Eccellenze proprio davvero che hanno una grande, diciamo così, una grande eco anche non solo in campo nazionale ma anche internazionale, e che sono venute proprio per cercare di sostenere la nostra realtà commerciale produttiva. Ecco, lì ho cercato di far capire come per me, e so che anche l'Ingia è così, Nova sia un po' il centro del mondo, proprio perché in quella occasione abbiamo appunto cercato di spiegare anche ai novesi, che difficilmente conoscono le diverse sfaccettature della loro realtà, come davvero siano delle eccellenze internazionali, proprio perché abbiamo ditte che hanno proprio ideato e sono diventate leader nel mondo proprio per ciò che hanno saputo produrre, ciò che hanno saputo lanciare. Ebbene, ecco, nel campo dell'arte il discorso è proprio lo stesso. Ritengo che davvero Nova sia molto significativa proprio da questo punto di vista, proprio perché ha diversi tipi di eccellenze. Ecco, il premio sicuramente è in campo artistico quello che di far capire a tutti come Nova abbia davvero una storia artistica non solo dignitosa,
ma una storia, io dico, lanciata verso il futuro. È infatti quella del premio una storia che ci ha portato a festeggiare oggi, siamo qui la 56esima edizione. Quindi sicuramente il fatto stesso di essere riusciti a garantire questa continuità è senz'altro un fatto di eccellenza, ecco, di cui dobbiamo davvero ringraziare tutte le amministrazioni che si sono avvicendate. Ma ci sono davvero, in questo premio, ora, in questo momento storico, diversi motivi di eccellenza. Innanzitutto direi il fatto che il premio abbia raggiunto veramente una caratteristica internazionale. E lo dico davvero con un grande orgoglio, perché se sicuramente le persone presenti avranno già potuto fare un giro sia in Villa Brivio e sia in Villa Vertua, quindi avranno senz'altro potuto, si saranno resi conto di che cosa vuol dire per una città come Nova Milanese avere un ponte artistico con la Bolivia, avere un ponte artistico cioè con l'eccellenza dell'arte latinoamericana, proprio perché grazie proprio ai contatti novesi siamo riusciti, e oggi mi sento ancora di ringraziare García Barros proprio di questo, proprio per quello che siamo riusciti a realizzare, perché la mostra che vedrete su in Villa Brivio, se non avete ancora avuto modo di gustare, è davvero singolare, è davvero un'eccellenza, e ci permette anche un po' di ragionare su come magari da spunti molto semplici veramente escono delle opere d'arte facilmente, direi, fruibili e facilmente comunicabili, che diventano davvero un ponte nel mondo. Ecco, nello stesso tempo internazionalità, perché anche costruire un ponte con Los Angeles e quindi veramente una capacità di fare rete, e non solo di avere qui anche degli artisti, ma anche il fatto di portare Nova là, perché è anche questo che è successo, no? Nell'arco proprio di, diciamo così, di 3 anni, perché sono 3 anni che si sta lavorando anche su questo, davvero sono dei grandi risultati di eccellenza. E poi ecco, io direi che questo premio in questa forma era nato anche cercando di promuovere i nuovi artisti, è arrivato adesso alla 56esima edizione, proprio anche in questi ultimi anni, a fare questo grande sforzo in un momento difficile e faticoso un po' per tutti, di cercare proprio di lanciare e di dare delle occasioni, delle opportunità anche ai giovani artisti. Quindi anche questo è davvero una grande forza. È chiaro che l'eccellenza del premio sta soprattutto nella qualità, no? Nella qualità che sicuramente abbiamo saputo raggiungere nell'arte contemporanea e anche il fatto di avere delle giurie che davvero ringrazio quella di quest'anno e anche quella degli anni scorsi e degli anni passati, perché non è che ci piaccia continuamente cercare di metterci in movimento e di cambiare in continuazione, no, diciamo che così siamo un po' alla ricerca di questo, di garantire la qualità. La qualità si garantisce anche sempre un po' sperimentando strade nuove, questo è vero, ma anche cercando di puntare anche nell'arte su quelle persone che davvero ci garantiscono la qualità del percorso, della critica, della curatela.
Io ecco, se guardo, se mi giro e guardo anche i loghi che ci sono, davvero avere anche l'Accademia delle Belle Arti di Brera diventa davvero un grande, molto significativo per una città come Nove. Ed è chiaro che pensando a come è nato questo premio, al maestro Viviani che l'ha fortemente voluto e che io non so quanto immaginasse di questo premio. Sicuramente, senz'altro, c'è sicuramente la voglia di far capire un po' anche davvero a tutti i cittadini novesi, anche a quelli che non sono qui, di quanto è stato grande lo sforzo di questi 56 anni. E senz'altro, ecco, anche lui, oltre ad apprezzare il percorso fatto, senz'altro in questa 56esima edizione sarebbe molto contento dei risultati, ma anche di quello che in questa 56esima edizione può partire. Io tra l'altro devo anche ringraziare del fatto che non stiamo semplicemente anche festeggiando un premio e andando a fare una grande premiazione. Stiamo anche però pensando a un percorso che abbiamo fatto proprio anche all'interno della città, con delle iniziative molto significative. È chiaro che non posso elencarle tutte, sarei piuttosto lunga, ma in questo weekend che abbiamo trascorso io direi che devo ringraziare, perché l'essere partiti venerdì sera, venerdì notte, con questa cena in bianco, ma dove davvero l'ospite d'onore era l'arte, e dove abbiamo fatto questa visita notturna alle nostre ville storiche e artistiche. Beh, io dico che anche venerdì sera è sicuramente nato qualcosa e abbiamo gettato un seme. Come stamattina, per me è stato davvero un onore e un grande orgoglio aprire la casa comunale, l'edificio comunale, la villa storica, e mostrare quello che è il patrimonio novese, veramente ordinato e soprattutto valorizzato. Anche in questo le amministrazioni che ci hanno preceduto vanno ringraziate, proprio perché hanno saputo cogliere davvero il valore di un patrimonio e saperlo valorizzare. Diciamo però che oggi abbiamo fatto un altro passo in più, proprio perché abbiamo reso possibile ordinare e rendere visibile questo patrimonio artistico anche ai novesi, che d'ora in avanti in determinati appuntamenti potranno veramente entrare e fruire di questo patrimonio. Quindi ecco, davvero sono convinta di quando dico nuova città d'arte, nuova centro del mondo artistico, perché tra l'altro ecco, l'ultima cosa che volevo così comunicare era questo bellissimo cartello che posizioneremo in un punto significativo e che abbiamo avuto da Confartigianato, legati proprio anche a questo percorso di Expo. Abbiamo questo, diciamo così, questo cartello che indicherà proprio Nova città e bottega d'arte. Quindi ecco, sicuramente mi viene da dire viva l'arte, viva il premio e viva la Libera Accademia di Pittura. Buonasera a tutti,
Benvenuti, cercherò di essere abbastanza breve per non togliere troppo spazio alla premiazione, soprattutto insomma, per non togliere tempo al maestro Arcangelo che di oggi ci onora della sua presenza. Intanto la ringrazio per essere qui oggi. L'edizione di quest'anno del premio Gatti Segantini è particolarmente importante per diversi motivi e abbiamo cercato di sottolineare tutti questi motivi con una presenza, diciamo, di manifestazioni correlate sul territorio abbastanza diffusa e frequente durante questo fine settimana. Ve li ha accennati già il sindaco prima di me. Questo ringrazio ovviamente l'Accademia di Pittura per essere riuscita nell'organizzazione. Diciamo che la particolarità di quest'anno, anche rispetto a tutte le edizioni precedenti, è proprio questa, potrebbe sembrare una, come dire, una ripetizione, in realtà è proprio la vera particolarità di quest'anno, è la fortissima presenza di opere di artisti internazionali. Il premio Vice Pugatti Segantini è sempre più proiettato verso l'esterno e ovviamente come amministrazione siamo particolarmente orgogliosi di questa cosa, perché da un lato è una delle manifestazioni culturali, forse quella più qualificante sul nostro territorio per quanto riguarda l'arte, e di conseguenza ci teniamo a che cresca continuamente, venga valorizzata sul nostro territorio e ovviamente anche all'esterno del nostro territorio. Chiedo scusa se ripeterò alcune cose perché in questi giorni chiaramente ne abbiamo parlato molto, quindi magari alcuni di voi ne avranno già sentito parlare. Quest'anno in modo particolare ci siamo inseriti all'interno di, in realtà non ci siamo inseriti, abbiamo cercato di creare un circuito che coinvolge diverse città sul territorio della Brianza, e questo circuito che in realtà nasce, diciamo, dal progetto Tracce di Contemporaneo, sostanzialmente consiste nella creazione di una serie di mostre di arte contemporanea all'interno delle ville storiche della Brianza, e siamo particolarmente orgogliosi di questa creazione partita dal nostro comune, perché di fatto è un tentativo di valorizzare il patrimonio artistico della Brianza, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista dell'arte, insomma, secondo un percorso che in realtà raramente è riuscito, ovvero quello di aggregare diversi soggetti che sono sul territorio brianzolo. Noi ci siamo resi conto fondamentalmente che se davvero la Brianza riuscisse a mettere insieme tutta la sua forza, diciamo tutta la sua cultura, tutto il suo patrimonio, creerebbe una massa culturale, artistica fortissima, che sarebbe davvero incisiva sul territorio, sul proprio territorio, ma anche verso l'esterno, anche all'estero, a livello internazionale. Questa cosa non è mai riuscita, ora nel nostro piccolo, diciamo, ci stiamo provando, e il risultato di quest'anno all'interno del progetto Tracce di Contemporaneo, insomma, ci crediamo, ecco, perché fino a questo momento è stato davvero ottimo. Il premio Vice Pugatti Segantini si è inserito all'interno di questo percorso perché vogliamo appunto che diventi uno dei punti qualificanti di questa rete, così come all'interno di questa rete, ad esempio, tra le varie collezioni pubbliche si trovano anche la collezione del Museo Civico di Monza e la collezione del Museo di Arte Contemporanea di Lissone. Chiaramente noi ci siamo messi alla pari con queste grandi collezioni, che magari sono molto più note della nostra, ma che in realtà abbiamo capito non avere nulla da invidiare anche nei loro confronti. L'abbiamo visto questa mattina all'inaugurazione
della collezione, insomma, l'apertura al pubblico della collezione all'interno della villa comunale, collezione che è composta da pezzi di altissimo valore accumulati nell'arco di questi 56 anni e che meritava una volta per tutte una risistemazione organica che la rendesse fruibile ai nostri cittadini novesi e anche a tutti coloro che vorranno visitarla, tanto più che nel mese di settembre la villa sarà aperta all'interno del circuito di Ville Aperte. Per concludere, oggi si aggiunge un nuovo pezzo alla nostra collezione. Sono molto, molto contento, molto anche direi orgoglioso di questa cosa. E ripeto, mi onora la presenza del maestro Arcangelo qui oggi e mi congratulo, lo ringrazio ovviamente, ma mi congratulo anche con lui. Negli ultimi anni, tra l'altro, la costituzione di un comitato scientifico di altissima qualità ha evidentemente innalzato di molto anche la qualità dei premi che vengono assegnati, tant'è vero che da qualche anno il premio principale di Bugatti Segantini è diventato una sorta di premio alla carriera e quindi andando a ritroso le opere premiate negli ultimi anni sono davvero notevoli, anche paragonate insomma alle opere storiche. E di conseguenza io ringrazio tutti, quindi ringrazio di nuovo l'Accademia di Pittura, ringrazio il professor Iovane dell'Accademia di Belle Arti di Brera che è parte del comitato scientifico del premio, così anche come il professor Marrocco che è tra il pubblico, che si è nascosto tra il pubblico, direttore dell'Accademia. Ringrazio Alessandro Savelli, direttore artistico della Libera Accademia di Pittura e ovviamente tutti coloro che hanno lavorato diciamo alle spalle, dietro le quinte per la realizzazione di questa 56esima edizione che è davvero molto importante. Come ultimissima cosa vi invito chiaramente a visitare la mostra che è visibile del Maestro Arcangelo, che è visibile qui al piano superiore di Villa Brivio, e l'altra mostra che invece si trova in Villa Vertua con tutti gli artisti selezionati, giovani artisti selezionati. Lascio la parola al Maestro Arcangelo. Grazie. Sto crescendo un attimo, perché sarà brevissimo, perché ormai... Il microfono vicino alla porta. Magari non vorrei ripetere sempre le cose, ma l'unica cosa, faccio senza microfono, una cosa che vorrei sottolineare è che rispetto allo scorso anno, cioè la scorsa cosa, prima di tutto, l'anno scorso abbiamo premiato Concetto Bozzati, la cui caratteristica era quella di lavorare per cicli mitologici. Tutta una generazione di artisti italiani ha lavorato per cicli mitologici, sia non soltanto perché esprimeva una cultura figurativa, ma anche una cultura che ecco, ci sarebbe detta astratta, ammirata la figurazione e astrazione. Proprio perché questo lavorare per cicli, cosa che stranamente hanno ripreso i giovani artisti, qui accanto, esprima attraverso una narrazione il tempo stesso la loro esperienza. Quest'anno due o tre più giovani Arcangelo agisce nella stessa maniera, anche la stessa mostra, che è una piccola mostra antologica qui nella villa, esprime questo percorso dagli anni 80 a lavorando un percorso artistico che ripeto per cicli, che negli anni 80 quando io ho conosciuto Arcangelo, poi mi sono un po'
emittenti, ora fortunatamente grazie anche al premio ci siamo frequentati. Il motivo iniziale della conferenza di Cervi sarà un film che era intitolato per nel piccolo libro che accompagna la mostra, spiego un po' più a lungo tutta questa ora mia del territorio, non è soltanto il territorio, cioè il fotografico, ma è qualcosa di più sentimentale e anche qualcosa di non legato a un territorio specifico, che riguarda anche il viaggio, in Africa, e la cultura del gioco, ora la terra dei Sanmili, dove ritorna quasi dopo diversi anni ad esprimersi attraverso questa esperienza. Quindi io lascio subito la parola ad Arcangelo, proprio perché meglio dell'artista. Questa piccolissima storia è un po' l'inizio del mio lavoro. Mio padre faceva di mestiere giornalista, ma aveva una grande passione per aiutare i contadini del sud ad avere la pensione. Quindi, lavorava in un sindacato e spesso mi portava con lui in giro per questi campi. L'attaccamento alla terra nasce così. Ho conosciuto due notti da questa masseria bellissima, molto conosciuta. Ma in questa casa di campagna ho avuto modo di conoscere veramente insomma, sia la terra, sia il lavoro dell'uomo. Io porto poi sempre il mio lavoro. Per farla breve, c'era una caverna in questa masseria dove c'erano degli affreschi, cioè i contadini di questa grande masseria disegnavano, scrivevano sulle pareti, graffiavano, poi c'erano dolci, strade, animali, c'era di tutto, e ricordava questa caverna, le prime caverne di migliaia di anni fa degli uomini primitivi. E quindi secondo me la pittura, la nascita della pittura è proprio questa, la struttura, la colonna immensa dove i primitivi, dai primitivi della masseria fino a me oggi, in un modo così incrociato costruiamo questa colonna che si chiama pittura. Io ringrazio tutti voi, il sindaco Giovanni, cioè, l'organizzazione per questo invito, per il partito, e poi ci andiamo a vedere la mostra che io ancora non l'ho vista. Grazie. Workshop che stiamo organizzando, in modo che possa presentare così simpaticamente tutti i partecipanti che vengono, che sono arrivati a Nova, dalla Cina, dalla Canada, dagli Stati Uniti, facciamo un saluto particolare e li presentiamo. Quindi molto sinteticamente, se dice
in italiano e in inglese, visto che ci sei. Ringraziamo innanzitutto l'associazione Vice Bugatti Club per averci ospitato a Nova Milanese, e grazie a loro che siamo venuti quest'anno a Nova. Ogni anno il nostro workshop è in combinazione con diverse cittadine italiane. Abbiamo iniziato da Rieti, Contigliano, Lago di Como, Fermo, e quest'anno siamo a Nova Milanese, appunto. Realizzeremo nelle prossime due settimane, brevemente dico quello che faremo, realizzeremo un progetto di arte multimediale con una presentazione finale qui a Villa Vertua, alla quale siete tutti invitati, e sarà venerdì alle 18. I ragazzi che vengono da diverse parti del mondo, Cina, Stati Uniti, Canada, Egitto e Italia, appunto, sono 8 partecipanti internazionali provenienti da diverse discipline, cioè chi ha studiato un background in cinema, in arte, in scrittura, in vari campi dell'intrattenimento. Sto traducendo quasi dall'inglese, scusate l'italiano. Quindi nelle prossime due settimane saremo qui all'Associazione Libera della Pittura, ospiti nelle loro classi, dove svolgeremo le nostre classi, lavorando appunto a questo progetto che è collegato sia a Nova sia ai temi dell'Expo, e quindi alla sostenibilità e al cibo. Quindi se ci vedrete in giro per la cittadina di Nova, vi prego di salutarci, così ci conosciamo e creiamo anche un rapporto con la comunità. Brevissimo, vorrei invitare, I'd like to call on here the participants so you can introduce yourself, say where you're coming from and your name, and in this way we are sort of, you know, introducing our team to the community. Please come here, don't be shy. Kim, please. Kim Roberts, and I teach at Grand Valley State University in Michigan in the U.S., and I teach video art and new media and traditional video filmmaking. So I'm an installation artist, and that's about it. My name is Mayura Jane, and I am from Los Angeles, California. And I was a student in media arts, and I just did a master's in media arts and communication. And I'm currently living in Shanghai, China. Kim è una professoressa nell'Università del Michigan, è insegnante di cinema e also è anche un artista. Mayura ha studiato a UCLA e ha appena terminato un master in visual arts in Shanghai. Hello, I'm Deanna Morse. I'm from Grand Rapids, Michigan also. I used to teach with Kim Roberts at the same university, but I'm recently retired professor. I am an animation artist, an intermedia artist, and I'm really pleased to be here. Thank you all for hosting us. Diana Ozzo è stata un'insegnante insieme a Kim nella stessa Università del Michigan, e è un artista in animazione ed è molto felice di essere qui al workshop. Buonasera, my name is John Carnahan. I'm currently an animation film editor. I started as an architect and over many years changed into doing animation. John viene da Los Angeles, anche lui è un artista, si occupa di montaggio video e ha diversi progetti molto conosciuti come i Simpson nel suo curriculum. Hi, my name is Roba Mustafa, I'm an Egyptian media designer. I'm interested in several media fields like photography, interactive media, installations, artistic installations. So I think that this workshop is very interesting opportunity for me to learn. So thank you for hosting us.
Roba dall'Egitto, ha studiato design, fotografia, è un artista anche lei, si occupa di vari media ed è molto contenta e felice per questa opportunità offerta anche dalla comunità per partecipare qui al workshop. Hello, my name is Kathy Levitt, and thank you for hosting us. You may have noticed that there's a lot of artists from Los Angeles who come here to learn more about the latest transmedia and digital designs. And I am an artist from Los Angeles, and I also work in film and television. Anche Kathy viene da Los Angeles, è un'artista e si occupa anche lei di vari modi per rappresentare l'arte, questa nuova parola che adesso è transmedia, quindi film, animazione, nuovi media. E anche lei ringrazia per questa opportunità. Buongiorno, my name is Pamela Tisson, I'm from Quebec City in Canada, I'm a video artist. And I mostly work for Youth Empowerment Project. Pamela viene da Quebec City, in Canada, è una video artista e lavora soprattutto con progetti con bambini. Anche more words? No. AK also è una designer, ha studiato a UCLA e qui last yeah. Ok, ha studiato a UCLA, che è l'università dove ho lavorato per 10 anni, al corso di Media Art Design e anche lei ringrazia. Parla in italiano? Funziona? Lo so, comunque io sono Alessia e vivo a Milano e sono una sceneggiatrice, ho visto un suo workshop. Io sono Marco, sono cultore della materia in studi culturali all'Università degli Studi di Bergamo, ho fatto ricerca a UCLA con Alessandro e ormai da 3 anni collaboro con Lega e Alessandro. Serena che ha curato tutta l'organizzazione per arrivare a noi. Grazie veramente a tutti. Passo adesso la parola al Presidente del Regno, ma legate a queste vicende prima vicine gatti, ma anche di questo perché il Marocco è responsabile del progetto, sia come ha detto l'assessore, sia del progetto di questo Cabrera, per un'opera in particolare, uno dei punti del progetto è la cosa. Buonasera a tutti, sarò brevissimo. In qualità di rappresentante del comitato scientifico, credo che da 2 o 3 anni, da quando abbiamo cominciato a lavorare assieme intorno a quest'idea del nuovo del premio di Bugatti, abbiamo voluto dare un senso a tutto, come ho detto già l'anno scorso nella presentazione, dare un senso vuol dire il senso del il premio a un autore già affermato, non a un autore che probabilmente possa diventare autorevole poi nel tempo, che così andiamo sul sicuro e credo che con Arcangelo andiamo sicuramente sul sicuro, uno degli autori oggi in Italia più interessanti e oserei dire che sta ancora raccontando qualcosa di nuovo
in quella pagina che noi chiamiamo pittura, oltre a extra media e tutti i media possibili che oggi si utilizzano, c'è questo, questa coscienza di lavorare ancora attraverso il segno, attraverso la poesia e forse attraverso l'arte. Grazie a tutti e grazie soprattutto a che possiamo andare a vedere la mostra.